e bentornati a 24 Shades of Preach, i miei ma giornalieri di fino a Natale qui, chiamate con voi per 24 giorni di fila. Come avrete letto dal titolo, oggi vi parlerò di cose che i ragazzi fanno che le ragazze odiano. Buona visione. Una delle cose che le ragazze non sopportano sono gli sbalzi d'umore da ciclo. E non sto parlando dei nostri sbalzi d'umore da ciclo, ma dei sbalzi d'umore dei ragazzi, che un momento ci sono, un momento dopo non si sa che cosa sia successo, e principalmente succede quando sono con i loro amici. Vi è mai successo magari di chiacchierare con un ragazzo in chat, per parecchio, anche per ore, magari un ragazzo che conoscete di vista, e improvvisamente iniziate a parlare in chat, e lui sembra presissimo, e è tipo lì, vediamoci, oh mio Dio, mi piace tanto, dovremmo andare a prenderci un caffè, e tu sei tipo lì, wow, va bene, ci vediamo domani a scuola, e poi l'indomani a scuola sei felicissimo, ma non vedi l'ora di vederlo, lo vedi, è lì con i suoi amici, ti guarda con il suo sguardo profondo da ciclo e non capisci e neanche ti saluta. Questo a me ricorda uno dei miei film preferiti. Sicuramente riconosciuto il film, ovvero Grease, in cui lei incontra questo ragazzo, lui è carinissimo con lei, passano l'estate insieme e anche lui parla di lei ai suoi amici, però lui deve fare il fuckboy a cui non interessa realmente dei suoi sentimenti, e poi si rincontrano a scuola e c'è questa situazione in cui lei lo vede, tutte le sue amiche dicono parlami di lui e i suoi amici fanno oh te la sei... Ragazzi, non lo fate, è estremamente fastidioso. Quando rispondete con una parola ad un messaggio lungo, cosa sei? Una nonna che ha appena ricevuto un iPhone per regalo? Un gatto che sta sperimentando come funziona un iPad? Non risponderai ok a questo messaggio perché ho impiegato del tempo per scrivertelo. E se mi rispondi con una parola, allora io ti tratterò come mia nonna. E a mia nonna non faccio vedere le tette. Alle ragazze non piace quando il proprio ragazzo o la persona con la quale stanno uscendo flirta con altre ragazze. Magari andando a prendere qualcosa da bere. Sì, il drink è comunque con parecchio ghiaccio. Mi piace il ghiaccio. Scusa? Io sono stronza oppure... Ah no, aspetta, ho dimenticato di togliere il mantello dell'invisibilità di Harry. Le ragazze odiano quando stanno cercando di organizzarsi. Sì, ok amo, va bene, ok. No! Come no? Mi avevi detto di sì, sono due settimane. No, amo, va bene, a dopo, no, mi stavano uccidendo, stavo perdendo l'arma. No! Perché allora la prossima volta quando starei cercando di dirmi qualcosa che è importante per te, io sarò lì tutta presa a giocare a The Sims a creare la mia famiglia che guarda caso... Non comprende te! Le ragazze odiano quando i ragazzi non si rendono realmente conto di quanto siamo esseri viventi anche noi e che quindi non usciamo dai pacchetti con scritto fuori Barbie. E quindi sono tutti lì che pretendono magari la sera d'estate in cui siamo solite magari utilizzare il rasoio perché non puoi aspettare un mese che ti ricrescano i peli per fare la ceretta, sono lì che ti toccano le gambe e ti fanno oh amo. Calcola che mi sa che te devi rifare la ceretta. Brutto stupido idiota, se ti fai la barba al mattino e quando alla sera mi vieni a dare due bacetti mi sembra di baciare un rotolino di carta vetrata, di sicuro non mi vengo a lamentare con te, come tu non sei nella posizione di poter pretendere che io sia una modella di Victoria's Secret, perché allora io inizierò a pretendere che tu sia Harry Styles, e quindi la nostra relazione è ufficialmente finita ora. Le ragazze odiano i ragazzi che si comportano in modo troppo misterioso e... Come on, non sei un vampiro, io non sono la tua bella e non è nessun segreto assurdo da nascondermi. Quindi almeno che tu non sia Robert Pattinson non starò qui a impazzire per te. Alle ragazze non piace essere comparate e messe su uno scaffale manco fossero in vendita. E quindi non ci piace quando magari siamo con un ragazzo e lui parla in modo sbruffone tipo a me piace comunque sia fisico slanciato, alta, capello castano, culo bello sodo, una quarta, anzi una terza, le dette che sennò la quarta è troppo abbondante. Perché tu, che io ti guardo con quella pancia da campione de soffio su brodino, non sei nella posizione di poter pretendere una modella. Perché non sei David Beckham o Harry Styles e neanche loro sono in grado di poter pretendere una persona. Perché le persone non si pretendono. E poi quando ci si innamora o ci si piace, non è che uno fa quell'occhio castano comunque.
Alle ragazze non piacciono i ragazzi indecisi. Mi vieni a prendere, ho impiegato 30 minuti per fare i capelli perfetti, per uscire con te, ho fatto il trucco perfetto, mi sono vestita carina, perché voglio passare del tempo con te. Almeno prendi l'iniziativa di portarmi in un qualsiasi posto, però almeno abbi le palle di decidere e di portarmi con te perché voglio passare del tempo con te e anche dovessimo andare a mangiare al McDonald's. Fammi mangiare quel crispy McBacon come una regina. Fammi sentire la tua regina, anche se siamo al McDonald's. Però prendi l'iniziativa. Alle ragazze non piacciono i ragazzi indecisi. Alle ragazze, poi personalmente a me, non piacciono i ragazzi che copiano lo stile magari dei One Direction o di Justin Bieber solo perché sanno che a gran parte delle ragazze piace quello stile e piace quel personaggio. E come on! Un po' di personalità, un po' di essere proprio. A me piacciono le persone che sono se stesse, che ti danno la persona unica che sono. Non mi piace la copia di Harry Styles, non mi piace la copia di Justin Bieber. Su! Le ragazze non sopportano questa cosa. O magari alcune la amano, perché magari alcune sanno, vabbè, non potrò mai avere Harry Styles, mi prendo Tizio che è praticamente identico, è la brutta copia, va bene così. Alle ragazze non piacciono le foto delle vostre parti intime. Non ci piacciono, non ci eccitano minimamente. Rifiuto l'offerta e vado avanti. E alle ragazze non piace quando ci vengono richieste delle foto intime. No! Non possiamo stare a parlare di cose così e da un momento a un altro mi chiedi una mia foto. Perché io ti manderò una foto di io in campagna con i miei che siamo andati a fare una gita. Perché quella è una mia foto. Tutto ciò al di sotto della mia testa è una zona riservata. Stay away from my space. E per ultimo, ma non per importanza, alle ragazze non piacciono i ragazzi montati. Quelli estremamente sicuri di se stessi, che sono lì e si guardano e fanno, oh mio Dio, cioè, oggi sono così bello che ti giuro mi sbatterei da solo. Seriamente, sbattiti da solo, perché questo non è un problema mio. A noi piacciono i ragazzi umili, sicuri di se stessi, ma umili. Ed essere sicuri di se stessi è molto molto, credetemi, diverso da essere estremamente montati. Spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, non prendetevela, sono solo stata sincera e ho parlato da ragazza. E se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e non dimenticatevi di iscrivervi qui sotto perché so dove abitate. Potrei casualmente apparire sotto il vostro letto con una pinzetta per le sopracciglia. O forse no, perché è sicuramente qui. Ci vediamo domani, bye! Anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high.